L'Atalanta è prima in classifica in solitaria dopo 5 o più partite stagionali per la prima volta nella sua storia in Serie A. Da capoclassifica i neroazzurri si apprestano ora ad ospitare la Cremonese in un Gavi Stadium che va verso il sold out. Juan Musso è sicuramente uno dei protagonisti di questo avvio di stagione importante della squadra di Giampiero Gasperini. Sì, come il calcio, no? Bisogna sempre confermare, il passato non conta più, conta solo quella partita che è davanti e ci stiamo preparando per fare una grande partita perché in Serie A contro tutti devi fare molto bene per vincere, per portare a casa il risultato, quindi ci stiamo preparando e lavorando molto. La Cremonese è una delle squadre neopromosse. Dopo 5 giornate ha un punto in classifica, conquistato con il Sassuolo proprio nell'ultimo turno di campionato. Che squadra si presenterà a Bergamo? No, il campionato è appena iniziato, sicuramente hanno tanti giocatori nuovi che si stanno conoscendo, però hanno gamba, hanno forza, velocità, è una squadra che è dura da battere, l'abbiamo già visto. Bisogna dare più del 100% per portare a casa il risultato che tanto vogliamo. Quello. Juan Musso ha vissuto una settimana intensa. Mercoledì è infatti nato il suo primogenito Alessandro. Sì, è stata una settimana particolare, in positivo. Conosciuto finalmente il mio bimbo, quindi per me è una settimana speciale che mi motiva ancora di più.